del marchio italiano di qualità ecologica. Nella sostanza, la parte del testo di cui abbiamo discusso finora prevede una certificazione su base volontaria. Per quanto riguarda invece questo articolo aggiuntivo all'articolo 8, si inserisce appunto un principio indipendentemente dalla concessione del marchio di qualità ecologica dei prodotti cosmetici. E chiudo sottolineando che il principio adottato in materia di sanzioni e di controlli è lo stesso che è stato applicato ed utilizzato per quanto riguarda ad esempio il caso dei sacchetti di plastica. Quindi per omogeneità abbiamo suggerito e suggeriamo all'Aula di approvare la riformulazione in questi termini. Grazie. Allora, il Governo. Parere conforme a quello della relatrice. Grazie. A questo punto 8.050 Realacci, chiedo al Presidente Realacci se accetta la riformulazione, prego. Grazie Presidente, accetto la riformulazione e intervengo su questo emendamento. Questo emendamento, lo dico a lei e lo dico ai colleghi, come ha spiegato anche la relatrice Gadda, completa in parte la missione di questo provvedimento. Questo provvedimento ha un senso, quello di sottrarre alla decisione autonoma delle singole case produttrici l'indicazione di un marchio ecologico. Con questo provvedimento noi indichiamo dei criteri pubblici, trasparenti, rispetto a un'industria che ha una grande importanza dal punto di vista economico, ma anche un grande impatto sulla salute dei cittadini e sull'ambiente. In particolare il provvedimento è legato alla tutela del mare e l'impatto che questi cosmetici hanno sul mare. Come è stato spiegato, mentre per quanto riguarda il marchio è una scelta volontaria da parte delle case produttrici, per quanto riguarda le microplastiche, spiego al collega Longo che prima sollevava il problema che le microplastiche sono particolarmente pericolose.